Io sono Salvatore Belfiore, mi conoscete per Rifondazione Comunista e per anche altre cose. E noi chiaramente come partito non abbiamo potuto che sposare questa battaglia. Fin dal 2011 avevamo fatto un reportage per quanto riguarda i fatti avvenuti a Reggio Calabria per l'aggressione di stampo omofobico di Claudio Toscano, non so se vi ricordate. Claudio Toscano è stato un ragazzo che molti di voi forse conoscono, che fu aggredito a Reggio Calabria, ma lui denunciò l'accaduto non tanto per l'aggressione in sé, ma quanto perché un'infermiera dell'ospedale di Reggio Calabria disse: bello mio, se tu non eri gay non ti aggredivano. E quindi noi da allora abbiamo voluto approfondire questa cosa, abbiamo girato per Catanzaro, abbiamo fatto delle domande, delle interviste. Mi ricordo che quell'anno era anche morto Lucio Dalla, e quindi in merito alla morte di Lucio Dalla si era fatto questo gran parlare sulle unioni civili, appunto su chi lascia cosa a chi e su quanto queste coppie possano essere parificate a un livello comunque di legalità a quelle eterosessuali. Quindi questa battaglia ovviamente ci vede in prima linea, non potevamo non farlo. Ovviamente parlare di legalizzazione, riconoscimento di coppie civili è un argomento trasversale, dovrebbe essere sia di destra che di sinistra, dovrebbe essere molto molto, perché io penso, come ho detto già nelle altre dichiarazioni, che anche nelle migliori famiglie di destra, nelle migliori famiglie cattoliche, magari c'è un figlio omosessuale. E cosa si fa quando c'è questa situazione? Si fa finta di non vederlo? Lo si dice: vabbè, puoi andare in Spagna, puoi andare a sposarti in Spagna, puoi fare quello che vuoi, però qui no. E infatti anche a Catanzaro questa per noi è una grandissima vittoria, il fatto di essere in questa piazza. A prescindere da tutto, io, da persona che fa politica e da persona che si spende comunque per la collettività, sono estremamente felice perché stamattina già alle 9 avevo persone che mi aspettavano in piazza dicendo: ma da allora non c'è niente. Quindi già rispetto al passato sono stati fatti dei passi avanti enormi. Sono felice di vedervi, sono felice di vedere anche delle persone giovanissime qui stamattina che hanno vinto la paura, hanno vinto comunque il terrore comunque di essere etichettati. Infatti noi non vogliamo dire. Noi abbiamo anche scritto: lottiamo perché gay, lottiamo perché bisessuali, lottiamo perché eterocuriosi. Noi lottiamo perché siamo esseri umani, perché riconoscere questi diritti non è una battaglia di parte, non è una battaglia di comodo, ma è una battaglia per tutta l'umanità, è una battaglia per tutta la civiltà. Come al solito l'Italia è dietro anni luce, ma c'è un motivo per questo. Noi abbiamo questa ingerenza dello Stato Vaticano che continuamente continua a dire come dobbiamo vivere, cosa dobbiamo fare e come dobbiamo comportarci. E noi prima o poi dobbiamo renderci conto che queste contraddizioni nel 2016 devono essere assolutamente sanate, perché la società civile è avanti anni luce rispetto a quello che propongono i nostri politici o chi ci amministra. Quindi grazie di essere qui, continuiamo a lottare insieme perché questa cosa non diventi un fiore nel deserto, voglio dire. Io mi aspetto di rivedervi presto quando faremo altre manifestazioni, perché questa piazza ormai si è colorata di arcobaleno, quindi è un ottimo segno. Grazie.